cosa potrei fare? Cosa potrei fare? Ah, ci sono! Potrei provare a regalarle dei cioccolatini, così lei sarà bloccata tutto il giorno al bagno e io ovviamente potrei stare con Robby. È un'idea geniale! Però forse non le piacciono molto i cioccolatini. Dovrei provare qualcos'altro. Ciao Jenny, come va? Ciao. Cosa fai qui tutta sola soletta? Sto fantasticando su come allontanare Dani da Robby. Interessante. Capisco questo libro. Stai leggendo un libro? Sì, ma non lo capisco, è tutto scritto strano. Jenny, forse non ti sei resa conto che al contrario. Guarda! Buona lettura. Ci sono! Io non devo allontanare Dani da Robby, ma Robby da Dani! È un'idea geniale! Meno male che Fra mi ci ha fatto pensare. È perfetto, ci cascherà sicuramente. Non ci credo, fantastico! Ma questa non c'era prima! Videogiochi gratis? Qui sotto! Dei videogiochi gratis! Oh, arrivo! Videogiochi! Salve! Sono qui per i videogiochi gratis! Che puzza qui dentro! Ma dove sono i videogiochi? Scusate! C'è qualcuno? I videogiochi dove sono? Scusami Robby, ho dovuto farlo! Ma tranquillo, l'ho fatto solo perché così rimarremo sempre assieme! Fidati di me! Ma si può sapere Robby dove è finito? Robby! Sei qui da qualche parte? Forse si è nascosto lì in fondo tra i cespugli. Robby, dai, non è il caso di giocare a nascondino. Devo dirti una cosa. Niente, proverò a chiamare il mio amico Fede. Vediamo se lui sa qualcosa. Fede! Ehi, Dani. Ciao, devo chiederti una cosa. Per caso hai visto Robby dove si trova? Stavo cercando pure io. Sai dov'è? No, io non lo so. Dove è andato senza dirmi nulla? Non lo so. Ma tu ora dove sei? Dai che ti raggiungo. Ci siamo insieme. Sì, hai ragione. Vieni in piscina. Ci vediamo qui tra un minuto. Arrivo subito. Vengo in piscina. Corro. Devo andare. Eccomi, Dani. Sto arrivando. Devo muovermi. Vede. Eccomi, Dani. Dani. Eccoti. Eppure tu, stavo correndo verso di te. Quindi come facciamo con Robby? Dove lo troviamo? Non lo so, tu hai qualche idea? No, proprio non ho idea. Ma non è da Robby sparire così. E poi non mi risponde nemmeno al cellulare. Deve essere qui da qualche parte, cerchiamolo assieme. Sì, dai, cerchiamolo. Andiamo. Robby! 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 Non hai trovato niente, nemmeno qualche indizio. No, niente! Robby! Jenny, cosa stai facendo? Come? Guarda. Ora vedrai. Guarda e impara. Robby! Oh, lo troviamo. Niente di niente. Fede? Ehi. Fede, non si buttano le carte a terra! Ma non l'ho buttata io! Vediamo! L'ho anche strappato! Ma c'è scritto... Cara Dani, sono andato via per sempre! Addio! Ma... Dove sono? Io volevo giocare ai videogiochi! Aiuto! Aiutatemi! Chi è stato a farmi questo? Aiuto! Aiutatemi! Devo scappare di qui!
Non ci posso credere, qualcuno mi ha rapito! Che cosa volete da me? Cosa ho fatto di male? Aiuto! Aiutatemi! È firmato da Robby! Ma è impossibile che Robby se ne sia andato! Guarda! Jenny! Ma davvero Robby è andato via? Tu sei veramente una testa di lama! Ma non hai visto che l'ho scritto io il foglio? Ah, vero. Vabbè. Il foglio l'ho scritto per far credere a Dani che Robby se ne sia andato via. Se Dani è fuori uso, io posso passare più tempo con Robby, che in realtà si trova da un'altra parte. Perché l'ho rapito io. L'hai rapito tu? Te l'ho appena detto! Ma sei impazzita! Per amore si fa questo e altro! Tu faresti di tutto per Dani, giusto? Sì, è vero. Ecco. Jenny, sei un genio. Lo so. No, Fede, questo messaggio di addio non mi convince. E poi questa sicuramente non è la scrittura di Robby. Guarda, lo penso pure io, anche perché Robby, quando anche va a fare, non lo so, va in bagno, Robby mi scrive sempre, cioè è un mio grande amico. Mi direbbe tutto. Sì, esatto, Fede, ci sarà qualcosa sotto. Non mi convince questo messaggio. E te l'ho detto, quindi secondo me non può essersene andato. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Cosa state facendo? Stiamo leggendo questo messaggio perché secondo me non lo ha scritto Robby. Non può averlo scritto Robby, anche perché guarda, la calligrafia è diversa. No, Fede, ma cosa dici? Questa è proprio la calligrafia di Robby. Guarda la S, la D. Poi Dani l'ha scritto benissimo. Dani, ascoltami. Fra, guarda che faccia, tutta la faccia da furbetto. Non è possibile, io? Secondo me ci sta ingannando, sì. Quando mai? No, ragazzi, è palesemente la scrittura di Robby, si vede. C'è anche la firma, Robby. Dani, mi dispiace dirtelo così, ma devi rassegnarti per sempre. Robby, il tuo caro Robby, è andato via. No, non mi puoi dire così. Io ho ancora un po' di speranza. Qui c'è troppo rumore. Nessuno mi sente. Devo riuscire a liberarmi da solo in qualche modo. Non ci riesco. Wow! Ha funzionato per davvero! Sono riuscito a liberarmi le mani. In questo modo posso provare a sciogliere queste corde. Devo fare in modo di tornare da Dani e dai miei amici. Sicuramente Fede mi starà aspettando, oppure mi staranno cercando. Presto sarò da loro. Magari chi ha fatto questo a me potrebbe farlo anche a loro, quindi devo sbrigarmi. Amici, iscrivetevi al canale per aiutarmi a liberarmi da questa situazione. Questo è il colpo di grazia. Avanti. Fede, cosa stai leggendo? Niente. Non è che Fede è un'altra lettera di Robby e non vuoi farmela leggere? No, non è una lettera di Robby, no, ma è inutile che la leggi, no, ah, non ha senso. Non è una lettera di Robby? No, non la leggete, per favore. No, io questo da Robby non me lo sarei mai aspettato, Dani, guarda! Finalmente senza Dani sto bene e sono libero, che bello! Ma questa è una foto di Robby al mare con scritto libero! Non so che dire, io da Robby non me lo sarei mai aspettato, no? No. Dani, ma non è vero, ma è impossibile che ti abbia dato una lettera con scritto, tra l'altro, la foto in cui lui è libero. No, è possibilissimo, guarda, è la tua ragazzi, faccia! Ragazzi, state zitti, vi rendete conto? Robby è andato via per sempre al mare e senza di me! Vedere Dani disperata non ha prezzo! Ci sta cascando con tutte le scarpe! Ma è impossibile che se ne sia andato! No, è possibilissimo, è possibile, Robby è così! No, voglio rimanere da sola! Dani, non te ne andare, Dani! Ma se questa lettera l'ha scritta Robby, a chi era diretta? A
Jenny! Jenny! Ho quasi finito! Finalmente sono libero! Ed è un sacco di tempo che manco! Sicuramente Dani, Fede e gli altri staranno chiamando la polizia, quindi devo uscire subito di qui! Ma... non ci credo! La porta è chiusa, quindi non posso uscire di qui! Devo trovare un modo per rompere questa porta in qualche modo! Userò questo! Non funziona! Serve qualcosa di più grosso, più pesante! Questa farà il caso mio! 3, 2, 1... Non ci credo, neanche questa ha funzionato! Ecco qui... Sorellina! Sorellina, sono qui da quest'altro lato! Ne sapevi qualcosa di questa lettera? Fammi vedere, Dani, che cos'è? Quindi? Ma chi l'ha scritta questa lettera? È di Robby? Sì, è una lettera che Robby sicuramente avrà scritto a te! No, Dani, ti sbagli, io non ne sono a conoscenza, non ne sapevo nulla fino ad ora! Non ti credo! Ma se n'è andato? Ma com'è possibile che se ne sia andato? Mi dispiace tanto, Dani! Non ci posso credere, amici! Secondo voi cosa potrei fare? Scrivetelo qui sotto nei commenti! Ma è impossibile che Robby sia partito! Poi dove è andato? Poi è scritto no, sono libero, 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 libero! Ma da quanto mai c'è scritto videogiochi gratis? Ma non ci crederebbe nessuno al videogiochi gratis! E poi, con tutte queste piante, poi è lì tutto buio! È sicuro che non c'è nessun videogioco là sotto! Videogiochi! Robby! Oddio! Mia Dani, lo so che per te non è facile questo momento. Da Robby non me lo sarei mai aspettato! Vedi, io te l'ho sempre detto, Robby non è il ragazzo che fa per te, non come me! Io ti ho sempre voluto bene, ti ho sempre aiutata, sono sempre stato qui per te. Hai ragione, Fra. Sì, sì. Tu ci sei sempre stato. Sempre. Davvero, sono molto, molto triste. Ho bisogno di una spalla su cui piangere. Questa spalla è tutta per te. Vai, Fra, baciala. Bacia Dani. Robby sicuramente qua sotto si troverà. Vediamo un po'. Robby! Robby! Ehi, Robby! Ma come fai? Robby! E come faccio ad aprirti? Una chiave! E dove la trovo la chiave? Non lo so! Fammi pensare! Vado a cercare su allora! Ora torno! Resta qui! È impossibile, resta per forza qui! Arrivo! Arrivo! Ma dove potrebbe averla messa la chiave? Fatemi pensare. Il vaso, videogiochi gratis. Ecco ragazzi, l'ho trovata! Aspettate che alzo il vaso. Eccola qui. Sì, ora vado a salvare Robby, corro subito. Robby, ma che ci fai qui? Lo sai che cosa è successo? Dani pensa che tu sia partito. E in più, Franci ci sta provando con Dani. Cosa? Franci ci sta provando con la mia Dani. E Dani pensa che io sia andato via per sempre? Sì. Dove sono adesso? Stanno su, dai, vai, vai, vai. Arrivo. Ragazzi, penso sia arrivato il momento giusto. Sì. Oh, mia Dani. Se Robby non c'è più, Franci non è poi così male, quindi... No! Robby! Sono arrivato in tempo, per fortuna! Ci posso credere, anche questa volta è andata male. Quindi non sei
è andato via! Certo che no, Dani! Volevo solo giocare ai videogiochi!